Mezzani alla genovese, ricetta napoletana di Gian Carola Francescuni. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo una genovese, piatto tipico napoletano, tratta però dal libro di Gian Carola Francescuni. Chi è Gian Carola Francescuni? Beh, è una delle prime scrittrici napoletane di cucina. Lei ha trascritto moltissime ricette della sua famiglia, assaggiate, poi trascritte, della tradizione in generale. E è stata anche un membro onorario della cucina napoletana nell'Accademia Italiana della Cucina. Quindi un personaggio molto importante, una donna che scrive di cucina. E diciamo che ha scritto quella che è un po' la tradizione della cucina napoletana, con vari aggiustamenti e ammodernamenti. Pensiamo che lei è nata nel 1903 ed è morta nel 1995, quindi quello che era la cucina dell'Ottocento, poi rivista un poco con nuovi ingredienti e quant'altro. Io vi lascio quindi a questa genovese, partendo come sempre dagli ingredienti e poi passando alla preparazione. Vedrete che è molto particolare. Per fare questa genovese di Gian Carola Francescuni ci serviranno, per due persone, 260 grammi di lacerto, ve lo traduco in italiano perché questo è napoletano, muscolo di manzo, 13 grammi di strutto, un cucchiaino di concentrato di pomodoro, 20 grammi di burro, 200 grammi di cipolle o bionde o bianche, sale e pepe, uno spicchio d'aglio, preferibilmente grattugiato, poi ci serviranno un mazzetto, lei intende carota, cipolle e sedano, 20 grammi di salame napoletano, 20 grammi di prosciutto crudo. Al salame possiamo anche sostituire la mortadella, 35 ml di vino bianco secco, un cucchiaio di olio e 15 g di parmigiano che poi grattugeremo, dai 15 ai 20, scegliete voi. E poi chiaramente della pasta. Lei le chiama mezzanelli, potete chiamarle in italiano candele, però ci possono fare anche dei fusilli, quello che più vi piace, però deve essere pasta doppia. Io farò gli ziti spezzati, vedete c'è tutto questo pezzettino, tutti questi pezzettini che vanno messi e sono veramente saporitissimi. A Napoli questi sono importantissimi, perché poi ci si fa la scarpetta col pane una volta finito di mangiare e si raccolgono tutti questi pezzetti di pasta. Quindi i mezzani possono essere tranquillamente gli ziti spezzati. Ho tritato le cipolle, la carota, il sedano, il salame e il prosciutto. Ho messo nella casseruola insieme al concentrato la nostra carne, lo strutto, il burro e l'olio. E adesso facciamo cuocere a fuoco lentissimo per circa, diciamo, una mezz'oretta. Se chiaramente lo facciamo per più persone, quindi partendo da 6 persone, ci vorrà un'ora, un'ora e mezza. Noi per questa quantità diciamo che un tre quarti d'ora ce la facciamo tranquillamente. Quindi copriamo e a fuoco bassissimo facciamo cuocere. Ogni tanto controlliamo, se si dovesse attaccare troppo aggiungiamo un goccino di acqua. Ricordiamo anche di salare e pepare. Passati i nostri tre quarti d'ora, scopriamo, controlliamo che il tutto sia cotto e adesso dobbiamo far rosolare a fiamma bella vivace. Una volta rosolato, incominciamo a mettere il nostro vino un po' alla volta. Facciamolo sfumare
e poi aggiungiamo il resto, fino a quando non abbiamo esaurito tutto il nostro vino, quindi un po' alla volta. Sfumiamo, aggiungiamo un altro po', sfumiamo fino a esaurimento. Una volta che ho aggiunto tutto il vino un po' alla volta, adesso sto facendo imbrunire un poco le nostre cipolle e poi ci aggiungo dell'acqua. Io aggiungo acqua calda per finire la nostra cottura, perché alla fine dovremmo avere un risultato quasi come se tutta la cipolla fosse consumata e un aspetto bruno. Ecco qui, io aggiungo la mia acqua. Per intenderci, diciamo un bicchiere bello pieno. Adesso riabbasso, rimetto il coperchio e faccio andare fino a quando non è tutto bello consumato. Ecco qui, la nostra genovese è pronta. Adesso io l'ho spenta e cuociamo la pasta e poi ce la ripassiamo dentro. La nostra acqua bolle, è salata ovviamente, e adesso buttiamo la nostra pasta. Cuociamola al dente, anche se questa non va ripassata sul fuoco, non era abitudine proprio una volta mantecare o ripassare sul fuoco la pasta, quindi cuociamola al dente e poi la mettiamo nella nostra genovese e porteremo in tavola con una piccola ciotola, una zuppiera, dove metteremo anche sopra il formaggio. Ora che la pasta è cotta, io ho scaldato la nostra genovese e ce l'ho messa dentro. Adesso giro un poco e porto tutto, tranne la carne, che poi possiamo servire dopo. Ci conserviamo al limite un poco di sughetto, oppure come si faceva una volta anticamente, si metteva nel piatto insieme alla pasta, quindi si faceva primo e secondo. Adesso porto tutto nella terrina dove metterò anche il formaggio. Ecco i nostri mezzani, mezzanelli o candele come volete, pronti per essere serviti con la nostra genovese. Buon appetito